pausa caffè invece di prima della stessa. Nei prossimi 60 minuti, insieme al collega Marcello Buoncompagni, che è responsabile dell'offering Internet of Things per Microsoft Consulting and Services, andremo prima a collocare l'IoT all'interno della più ampia digital transformation che è in corso oggi, guardando anche leggermente verso il futuro. Poi a descrivere come un progetto IoT si inserisce all'interno di una trasformazione cliente end-to-end, per poi andare a vedere una serie di progetti concreti, di referenze implementate da Microsoft a livello internazionale, ma soprattutto a livello italiano. Ad esempio, Infomeccanica, di cui abbiamo appena visto il video, in Costa Crociere, nell'anima italiana di ABB. Quindi già effettivamente una serie di casi di successo di IoT Made in Italy. Partendo da quindi la digital transformation, all'interno di cui l'IoT è una componente chiave, direi circa il 50% delle presentazioni a cui ho assistito iniziano con una slide come questa, in cui si dice come Uber, ad esempio, abbia in 5 anni superato New York il numero dei taxi tradizionali. Diciamo il 50% delle volte con cui non si inizia con questa slide, si inizia invece con quest'altra slide, quindi con Airbnb, in cui si dice come Airbnb abbia superato il numero di stanze oggi della catena Hilton senza avere alcun asset di proprietà. E cosa molto interessante, oggi Airbnb ha una valutazione premercato di 24 miliardi di dollari contro Hilton che è 27, ma Airbnb aveva 20 miliardi di dollari qualche mese fa. Quindi a breve è probabile che supererà i 27. Queste due sono le slide con cui spesso si inizia a parlare di digital transformation. Secondo me è molto più interessante invece discutere di questa slide in cui vengono rappresentate le cosiddette unicorn, quindi delle start-up che hanno superato la valutazione di 1 miliardo di dollari. Ci sono sicuramente anche Uber e Airbnb. Quello che è interessante è che questo grafico le riporta partendo dal 2011, quindi non ci stiamo andando indietro di tantissimi anni, e potete vedere la concentrazione sulla parte a destra, quindi su come dal 2015 in poi stia esplodendo il fenomeno delle unicorn, quindi di start-up Non che sarà una bolla. superano 1 miliardo di dollari, spesso abilitate dall'IoT e sempre abilitate dall'intelligenza del dato. Tutto ciò vuol dire ovviamente che il mondo sta cambiando. Il mondo è sempre cambiato, non è una novità, però sta cambiando la velocità, sta cambiando l'accelerazione del cambiamento. E in tale accelerazione è indubbio che l'Internet of Things abbia un ruolo chiave. Tutti ormai avete visto in numerose presentazioni come si parli di più di 25 miliardi di dispositivi connessi nel 2020 e un business che potrebbe girarsi attorno a 1 miliardo, 1 triliardo e più, quasi 2 triliardi di business, di dollari. Il 70% del quale nel business to business. Quindi questo secondo me è molto interessante, è in linea con tutto quello che abbiamo visto oggi, quindi l'IoT utilizzato su clienti del mondo aziendale, clienti enterprise, potete pensare a tutti gli esempi che ha presentato Roberto prima di me. Quello è veramente centrale nel futuro dell'IoT come modello di business. Chiaramente tutto ciò è entusiasmante, è straordinario come opportunità, ma anche dei rischi. È sempre più imprevedibile il futuro dei nostri clienti, delle nostre aziende, quindi anche di tutti noi. E anche questa non è una novità. Già se pensiamo alle aziende che erano nella Fortune 500 nel 1955, solo l'11% di queste sono ancora lì, solo 61. E di nuovo quindi non è una novità, è una novità l'accelerazione, la velocità. Pensate che nel 1955, con questo numero si riferisce, la vita media di un'azienda del Fortune 500 era di 75 anni, oggi è diminuita a 15 anni e sta ulteriormente diminuendo. Questo proprio perché se la velocità di tutti noi, delle nostre aziende, dei nostri clienti, nella velocità di cambiamento, è inferiore alla velocità che c'è fuori, tendenzialmente il futuro non è tanto roseo. Abbiamo quindi detto che il futuro è imprevedibile. Quando si parla di IoT, però una cosa è molto facile da prevedere. L'IoT
nei prossimi 20 anni vedrà un cambiamento infinitamente superiore a quello che c'è stato negli ultimi 300 anni a livello di tecnologia, per molti motivi. Da una parte le things, quindi le cose, stanno diventando sempre più ricche a livello di capacità di capire l'ambiente che le circonda, di sensori, quindi di capire il contesto in cui operano, stanno diventando sempre più intelligenti grazie al machine learning, all'intelligenza artificiale, grazie all'embedded solution, a tutto quello che abbiamo anche visto che ha presentato il collega Mattia. Allo stesso tempo queste things